A questo punto mi tocca la domanda conclusiva, visto che parliamo di resistenza, parliamo addirittura di insurrezione, ma insomma, insorti contro chi? Ecco, usare la parola nemico forse è un po' forte. Jonathan Nossiter, allora il nostro antagonista chi è? Per me è molto chiaro. Il suo antagonista? No, il mio personalmente, no, sì, il mio come cittadino del mondo, sì. Come uno che è padre di 3 figli italiani, che vivo qui, che credo profondamente nella bellezza di questo paese, che vedo nel movimento del vino naturale, sia nell'espressione francese o di altri paesi, ma anche soprattutto in quello italiano, vedo un'insurrezione assolutamente necessaria contro, se, per chiunque crede ancora che c'è un partito politico valido, il vino naturale come il gesto ecologista vera non potrebbe interessare. Invece per chiunque ha capito che siamo stati traditi al 100% da tutte le istituzioni politiche, da tutti i partiti politici, che il futuro della sopravvivenza della specie umana dipende dal nostro rapporto con la terra e che l'unico modo di lavorare la terra, di nutrire il mondo, è di lavorare di modo naturale, che va a mille volte, mille chilometri al di là del biologico, che purtroppo rimane a livello del vino una truffa fatta a Bruxelles. Dunque questi insurrezionisti naturali del vino naturale in Italia assolutamente ci mostrano un modo di ribellarsi che è pacifico, che è gioioso, che è etico e che è profondamente democratico. Allora, questo appello all'insurrezione che avete ascoltato a Pantagruel è di Jonathan Nossiter, che ci è venuto a trovare qui in studio a Via Asiago a Roma oggi. Jonathan Nossiter, autore di Insurrezione Culturale, e poi l'abbiamo ricordato prima anche di un bellissimo documentario, Mondovino, del 2004, mi ero sbagliato prima, Insurrezione Culturale per una nuova ecologia della cultura, e lo ringrazio così come ringrazio Sandro San Giorgi. Pantagruel, sconfinamenti d'estate. Buon pomeriggio e bentornati a Pantagruel, programma a cura di Laura Palmieri e Laura Zanacchi dagli studi romani di Via Asiago. Vi arrivano i saluti di Marco Solari in regia, di Marco Migliore alla console, di Luigi Spino che vi sta parlando qui al microfono, pronto a partire per una nuova puntata, una nuova giornata di viaggi, di percorsi. Ieri siamo andati in cerca del mare, abbiamo sognato in qualche misura il mare partendo dalle grandi città. Noi riprendiamo oggi i nostri percorsi legati al vino. Abbiamo passato buona parte dell'inizio della puntata nelle Langhe in Piemonte, adesso ci muoviamo, diciamo, come delle trottole in giro per il mondo, provando a mettere insieme vino e cultura del vino, ma anche raccontando i contadini, i viticoltori, in certi casi come forse addirittura agenti rivoluzionari e protagonisti di una insurrezione culturale. Insurrezione culturale è il titolo del libro mandato da poco in Italia, Francia, uscito prima alle stampe da Jonathan Nossiter, scritto con Olivier Beuvelet, Insurrezione culturale per la nuova ecologia della cultura, che è uscito con Derive e a Prodi. Jonathan Nossiter è con noi oggi qui negli studi di Via Asiago a Pantagruel. Buon pomeriggio. Buonasera. Allora, Jonathan Nossiter si occupa da un po' di vino, e lo ricordo, anche il regista di Mondovino, che andò a Cannes alcuni anni fa,
che anno era? 2012? No, 2004. 2004, vedi, sono, vado male. Vado era male. Resistenza naturale nel 14 a Berlino. Perfetto, vedi, faccio una gran confusione. Insomma, quindi l'avrete capito, si occupa da tanto di vino, ha anche scritto prima di vino un saggio sullo gusto e il potere che è uscito in Italia con il titolo forse un po' inconsueto delle vie, le vie del vino. Allora, la domanda, anche questo libro, Insurrezione culturale, è scritto da un cineasta, da un regista, e da Olivier Beauvelet, che se non sbaglio è un uomo che si occupa di cinema, di storia del cinema. Sì, un critico di cinema, un professore all'università. Allora, perché due uomini di cinema si occupano di vino? Perché lei si occupa da questo tempo di vino? Beh, io credo che chiunque oggi si ritrova come attore culturale, di questo intendo professore di liceo, giornalista, pittore, scrittore, cineasta, dobbiamo capire che siamo già entrati in un nuovo mondo di barbarie totale. La cultura è già stata esclusa di questa nuova società. Non c'è più crisi, dobbiamo anche smettere di parlare di crisi. C'è un nuovo ordine mondiale. Io non direi che stiamo vivendo ancora un totalitarismo dichiarato, perché forse non c'è più bisogno di dichiararlo. In questo nuovo mondo, la cultura, il mio mestiere di cinema, io faccio soprattutto film di finzione, ma faccio anche documentari ogni tanto, e da molto tempo ho notato che c'è un'energia insurrezionista assolutamente bella, che sta dentro il mondo dei contadini. E se mi interessa, non è il vino in sé che mi interessa, oltre il fatto di ubriacarmi ogni tanto, lo dico col mio figlio no accanto, dovrei forse stare più attento con le parole, ma perché il vino è fatto dai contadini, vignaioli, che sono, cioè quelli che lo fanno veramente, sono artigiani che magari mostrano un modello di insurrezione, di ribellione contro questo nuovo Stato. Allora, in che cosa consiste praticamente, Jonathan Nossiter, questa insurrezione? Gli insorti, ce l'ha detto, sono dei contadini che lo fanno veramente. Il perché vino. Semplicemente... Cosa vuol dire farlo veramente? Perché io credo nel nostro... la distruzione del nostro ruolo, di noi attori culturali. Siamo anche... responsabile per il nostro Stato, non è solo lo Stato cattivo, i multinazionali, siamo stati noi anche molto narcisisti, abbiamo abbandonato il nostro ruolo di rimettere in discussione i meccanismi di potere e invece in questo vuoto lasciato di artisti troppo conformisti ci sono questi contadini, vignaioli artigiani di questo movimento di vino naturale che hanno preso la posizione pasoliniana. E loro stanno proponendo un modo di pensare il mondo che è assolutamente impegnato nel senso ecologista, ma anche nel senso di trasmissione della storia. Cioè sono veramente attori culturali che trasmettono la storia, che lo fanno di modo più impegnato ambientalistamente parlando, e poi hanno un senso di gioia, di umorismo, stanno facendo oggetti che sono di una bellezza uguale a qualsiasi film, quadro o libro. E la produzione, ce lo sta spiegando bene Jonathan Nossiter, è quello del vino naturale, quindi l'insurrezione di cui sta parlando è quello del movimento del vino naturale. Collegato con noi oggi a Pantagruel anche Sandro San Giorgi. Buon pomeriggio, Sandro San Giorgi. E buon pomeriggio a voi, agli ascoltatori. Molto felice di averla con noi oggi in trasmissione. Sandro San Giorgi è innanzitutto un grande appassionato di vino, è uno dei migliori sommelier italiani, credo, da 30-35 anni. Mm-hmm, 35. E si occupa anche di divulgare cultura del vino, ha scritto diversi volumi, ricordo uno fra tutti L'invenzione della gioia, ha anche fondato una casa editrice, la casa delle edizioni Portos, che appunto porta avanti questo lavoro. Si è andato perfino in Inghilterra, se non sbaglio, a insegnare qual è la storia e l'evoluzione del vino nel nostro paese. Sandro San Giorgi, le vorrei chiedere innanzitutto, un po' per chiarezza, anche per aiutarmi e per aiutarci, che cos'è, come si definisce il vino naturale? Intanto volevo dire che non c'è vino che non debba essere naturale, quindi il vino buono può essere solo naturale. Quindi la parola alternativa, e cioè industriale, convenzionale, è praticamente la negazione del vino. Questo è importante chiarirlo, perché altrimenti si rischia di credere che la scelta naturale sia una scelta stilistica, mentre invece è una scelta di vita di chi
la conduce è naturalmente una scelta tecnica che ha a che fare con una disciplina. Ma una scelta etica, vero Sandro? Una scelta etica, beh certo. Innanzitutto. Certo, sì, però io mi concentro sul risultato prima di tutto, insomma. Il risultato è questo, è che nel momento in cui la viticoltura torna ad essere un'attività agricola con delle persone, diventa un'attività che produce la protezione e la custodia della vita. Quindi quello che c'è nel vino naturale è una vita, qualcosa di vivente. Partendo dalla viticoltura e finendo in cantina, il produttore deve custodire questa vita, questo soggetto vivente. E in quel momento tutti gli effetti, come dire, virtuosi si riflettono su tutto il resto dell'ambiente che circonda. Quindi è evidente che un agricoltore non può andare nel vigneto a fare un trattamento con il sistema per l'ossigeno, perché non può respirare l'aria delle sostanze che lui diffonde, non può inserire nuova vita che viene da fuori, direi aliena, in un vino che invece avrebbe la sua energia. Insomma, tutte queste cose hanno a che fare con la pratica. Sarò San Giorgi, le posso chiedere a questo punto quello che Jonathan Nosser definisce l'insurrezione culturale, ovvero questo avanzamento del movimento del vino naturale, a che punto sta in Italia? Sta abbastanza bene, direi che sta abbastanza bene. L'Italia è abbastanza favorita dal fatto che è una nazione con tanti territori piccoli, quindi tante comunità, tanti vitigni diversi, e quindi diciamo ci ha messo un pochino, ma poi le persone che si dedicano alla viticoltura, all'agricoltura della vite, hanno capito che non c'erano alternative, che nel momento in cui vivi nel vigneto che conduci non hai la possibilità di continuare in questo modo. L'Italia la viticoltura è evidentemente una pratica privilegiata ed è stato più semplice per i produttori di uva e produttori di vino generare questo movimento, perché il vino ha un grande valore aggiunto. La cosa bella è che insieme a loro hanno cominciato a muoversi anche persone che si dedicano al miele, al grano, agli ortaggi, all'olio. Questo è un dato straordinario. Infatti io ho cominciato a occuparmi di vini naturali alla fine degli anni 90 e mi ricordo che era difficile far pensare a un'agricoltura naturale che non fosse legata a un prodotto speciale, come per esempio poteva essere il vino. Invece oggi assistiamo a qualcosa di molto più esteso e direi interdisciplinare a livello agricolo. Vorrei chiedere a Jonathan Nossiter, che ha girato anche un po' il mondo, si è andato in giro per vigneti, se è d'accordo col giudizio tutto sommato rassicurante di Sandro San Giorgi. Le chiederei poi nello specifico, visto che questa è una giornata che abbiamo, una puntata che abbiamo iniziato andando in giro per i vigneti delle Langhe, prediletti anche dal conduttore, devo dirlo, ecco, com'è la situazione? Sì, no, ovviamente non solo che sono d'accordo con Sandro San Giorgi, cioè l'ho citato nel libro perché lui è stato un attore molto importante, cruciale nello sviluppo del movimento del vino naturale. E, fra l'altro, io stavo parlando con Nino Baracco, che è un vignaiolo a Marsala, un vero rivoluzionario. E Nino ha detto che era un momento di un intervento di San Giorgi a Palermo quando lui era studente, figlio di Mezzadro, ma studente di scienza politica all'Università di Palermo, e ha sentito San Giorgi all'inizio degli anni 2000 parlando di questo impegno etico, politico e soprattutto uno sguardo sul mondo che non era ridurre il vino a un prodotto di lusso, a un prodotto di privilegio, ma a un impegno culturale che per lui è stato determinante nell'idea di ridare al Marsala un vino secco che veniva prima della presenza degli inglesi, per esempio, che oggi
si pensa che il Marsala è solo quel vino liquoroso, ma questo veramente è soprattutto per via degli inglesi. Dunque, sì, si può dire che se 10 anni fa, infatti quando è uscito Mondovino, magari in Italia c'erano una ventina, trentina di produttori di vino naturale, oggi ce ne sono forse 500. E la cosa per me più bella è che non è un movimento ideologico, non è che sono tutti d'accordo, anzi direi che è il meglio dell'Italia, l'Italia gramsciana, l'Italia pasoliniana, l'Italia anarchista nel senso più nobile, che non sono d'accordo uno con l'altro, e questo è giusto, però ritrovano dei modi di scambiare, di aiutare fra di loro, tra i giovani, anche tra i più vecchi, per costituire una società alternativa. E non sono solo i contadini, sono anche quelli che lavorano in città, che sono enotecari, che sono ristoratori, e soprattutto si vede che questo è un impegno davanti a una società dove non abbiamo più fiducia, giustamente, nella politica, nelle istituzioni. Io vedo un sacco di giovani in ogni città del mondo che stanno vedendo questo movimento contadino e lo stanno ritrasmettendo dentro un contesto urbano. E questo veramente è una cosa molto ottimista. Contadini che insegnano anche agli abitanti delle città, ecco, questi principi, portano questi germi di insurrezione, così ci sta raccontando oggi Jonathan Nossiter a Pantagruelli. Vorrei tornare con Sandro San Giorgi. Prima Nossiter ci diceva, cioè, lui è un regista, si interessa di vino e ci ha spiegato da subito tutti gli artisti, tutti gli operatori culturali dovrebbero interessarsi del vino, ci deve essere una, come dire, una più stretta mescolanza tra vino e cultura, ed è un lavoro che le edizioni Portos stanno facendo da tempo. Sandro San Giorgi, le posso dire quanto è vitale la scena da questo punto di vista? Io mi sono interessato molto recentemente, ma anche perché sono appassionato del genere, di un bel graphic novel che è uscito, se non sbaglio, diversi anni fa in Francia, ma che è arrivato grazie alle edizioni Portos anche in Italia, un lavoro di Etienne Davodeau sugli ignoranti o gli ignoranti illuminati, ad esempio. Esatto, sì. Allora, intanto uno, voglio ringraziare Jonathan, lui si ricorderà che nel 2004, appena presentato a Cannes nella primavera del 2004, il film fu recensito in totale anteprima su Portos di quell'anno, un anno prima che uscisse in Italia, e questa è stata una bella soddisfazione per noi. Fra l'altro io ebbi l'occasione di vedere una versione molto estesa di Mondovino che secondo me andrebbe proprio recuperata. Volevo dire che il vino è una forma d'arte ed è sempre stata una forma d'arte, chiaramente coinvolge una sensorialità diversa e ha naturalmente vicinanze o anche distanze da altre forme d'arte, per cui l'approccio corretto è naturalmente superare questa percezione iper lussuosa e invece considerare il vino un bene, come dire, culturale, goderselo se possibile interamente, cioè quando il vino entra in contatto con noi, noi lo possiamo guardare, annusare e poi mettere in bocca unendo il sapore, il gusto e il tatto. In realtà però un vino naturale, è in questo che si distingue dai prodotti, dai liquidi invece industriali, un vino naturale entra in contatto con tutto il nostro organismo, per cui è tutto il nostro corpo che viene coinvolto. Ecco perché è stato così forte lo shock, il trauma nei confronti dell'enologia. Probabilmente ci sono degli elementi, dei contenuti anche modaioli adesso, perché questo era praticamente inevitabile, però i vini naturali continuano a sollecitare queste vibrazioni dentro di noi e infatti è successo questo, che hanno cominciato a parlare di vino naturale delle persone, degli artisti che si occupano di altre cose, perché avevano nei confronti della forma d'arte una sensibilità già molto aperta. Infatti è molto più semplice far apprezzare un vino naturale a una persona che è innamorata del vino ma non ha avuto una sorta di formazione
schematica nei confronti della degustazione, perché non si intimorisce di fronte a sollecitazioni che non fanno parte, non sono prevedibili, e questo è una cosa incredibile. Infatti io, che mi occupo di degustazione del vino, quindi di divulgazione della degustazione del vino, faccio sempre notare che il vino naturale ha una superiorità sensoriale complessiva nei confronti della nostra percezione di benessere. Grazie, grazie Sandro Stangiorgi, e l'invito a restare con noi, qui con Jonathan Nossiter e con noi a Pantagruel per l'ultima tappa del nostro viaggio tra i vigneti. Questa volta però ci andiamo un po' più lontano, lasciamo l'Italia, ci andiamo in un paese che ha una antica tradizione di vino, il Libano. Pantagruel, stiamo ascoltando di Ettore Bonafè, Anda e Rianda, sono le 17:37 minuti, 10 secondi, abbiamo ancora un pugno di minuti, un po' di più, una decina per continuare il nostro discorso sul vino, la nostra esplorazione. A questo punto facciamo davvero un salto, ci siamo mossi per fin qui tra i vigneti italiani, abbiamo fatto i confronti con alcune situazioni altrove, adesso ce ne andiamo in Libano, ce ne andiamo nella valle della Bekaa, dove si produce da tantissimi anni in realtà il vino. Ci andiamo con Max Hirzel. Max Hirzel è un fotografo, un reporter, un attivista, sta portando avanti, lo dico tra tanti lavori, un progetto davvero importantissimo fotografico per quanto riguarda i morti nel nostro Mar Mediterraneo. Max Hirzel, buon pomeriggio, grazie per essere con noi qui a Pantagruel. Buon pomeriggio a voi. Max, se ne è andato in giro appunto a spasso per i vigneti del Libano, della valle della Bekaa. Per chi non conosce il Libano, è quella valle che si trova, diciamo, tra Beirut e la Siria. È una zona anche delicatissima, roccaforte degli Hezbollah, zona in cui si è affacciato recentemente, sono affacciati anche i jihadisti dell'ISIS. Una zona, Max, in cui, lo dicevo, si fa del vino da tanto tempo. Quando dico tanto tempo, si è cominciato, insomma, migliaia di anni fa, poi insomma la storia è stata un po' tormentata, credo. Sì, esatto, appunto i Fenici avevano cominciato, poi diciamo che con le invasioni arabe, con l'impero ottomano, la cultura del vino ovviamente è scesa, poi sono stati i gesuiti che hanno cominciato a riportare la cultura del vino, piantando dei vigneti direttamente, un po' inizialmente per la loro consumazione e poi anche per la vendita. Comunque territorio perfetto per il vino, cioè come altitudine, come terreno,
Io non sono un amante del vino, non posso dirmi un esperto, però a quanto ho capito è una zona perfetta per la produzione del vino. Infatti, chi sono i produttori di vino che tu hai incontrato nei tuoi giri, Max? Ma io ho incontrato in particolare la famiglia Auchard, che produce il Chateau Musard. È una famiglia cristiana, una famiglia che viene dalla Francia, sono lì da secoli, dal XII secolo, loro sono arrivati con le crociate. Ovviamente il vino è arrivato ben dopo, sono stati una famiglia di commercianti, di banchieri, poi dall'inizio del Novecento il nonno dell'attuale direttore Gaston, che Gaston è oggi il direttore e Gaston era anche suo nonno, aveva iniziato a piantare i primi vigneti nel 1930 nella Valle della Becà, anche se la cantina tuttora è sempre rimasta non nella Valle della Becà ma a nord di Beirut, a Gazir, a 30 km sopra Beirut. Questo anche perché era un periodo, è sempre stato, la Valle della Becà è sempre stata una zona alquanto problematica, complicata. Allora non sapevano bene dove sarebbe stato il confine, per cui ha preferito rimanere in quella zona che è una roccaforte cristiana, dove c'è ancora la cave, la cantina, dove poi c'è l'invecchiamento, l'imbottigliamento e la partenza, perché l'80% del vino che producono lo esportano. Dove lo vendono? Dappertutto, in tutto il mondo, oltre 60 paesi, tutti i continenti, fanno rosé, rosso, bianco e fanno anche l'arak, che è bevanda tipica, che era l'unica, anzi l'arak pare che sia di origine ottomana proprio, sì, lo esportano ovunque, l'hanno anche prodotto durante i 15 anni di guerra civile, hanno continuato a produrre anche una distanza tra le cantine e il territorio di produzione. Maxese, mentre stavi raccontando appunto le vicende anche di questi produttori di vino arrivati ma tanto tempo fa dalla Francia, che adesso producono nella Valle della Becà, Jonathan Nossiter, che è con noi qui in studio oggi a Pantagruel, faceva sì con la testa. Jonathan, sei stato in quelle zone? Che zone sì, sono quelle? Sì, no, infatti sono assolutamente d'accordo e bisogna dire che il Chateau Musard cioè del padre di Serge, che è tragicamente scomparso l'anno scorso, Serge Auchard, che i vini di Chateau Musard sono dei vini che invecchiano per 40-50 anni, che sono ancora tra i grandi vini del mondo. E in Italia infatti si trova grazie a uno dei pionieri della distribuzione del vino naturale, Luca Gargano, che era grande amico di Serge Auchard. E lui da credo 30 anni, 40 anni importa il Chateau Musard in Italia, dunque si trova, perché sono vini veramente di un'espressione anche molto interessante, perché c'è dietro il territorio antico, ma anche un gesto che negli anni 60 era molto radicale e molto progressista, cioè nel senso di rispettare la natura, di cercare il vino come espressione culturale. Vorrei sentire anche Sandro San Giorgi, se è ancora collegato con noi. Ecco, ci manca forse un po' di curiosità a noi, San Giorgio, noi italiani, forse che siamo appunto così giustamente consapevoli, orgogliosi e abituati al nostro vino, ci manca la curiosità di cercare di conoscere i vini degli altri. Com'è la situazione fuori dalle zone più tradizionalmente conosciute come zone produttrici di vino? No, direi di no. Credo che gli italiani, gli enofili, quelli che stanno trasformando la loro passione in amore, siano tra i degustatori più curiosi del mondo. Sicuramente sono i produttori, cioè è la nazione con un rapporto tra la grande produzione e quindi anche la varietà di produzione e la curiosità. Su questo possiamo stare tranquilli, perché altrimenti iniziative come AAA, di cui parlava adesso Jonathan, e vini come Chateau Musard non sarebbero arrivati così presto. Sono arrivati quasi subito, cioè appena è stato possibile cominciare a diffondere il principio del vino naturale, ma proprio anche un tipo diverso di espressione organolettica, il vino buono è arrivato. In Italia ci sono diversi importatori che si dedicano solamente, integralmente al vino naturale, alcuni solo al vino naturale francese, e quindi questo significa che il consumatore italiano, la persona appassionata italiana, anche non necessariamente dotata di un reddito molto elevato, si affeziona a questi prodotti, non ne poteva più dell'establishment.
Allora, siamo quasi 3 ore di conduzione, siamo quasi arrivati alla fine della nostra puntata. Scusa io. No, ma a questo punto mi tocca la domanda conclusiva, visto che parliamo di resistenza, parliamo addirittura di insurrezione, ma insomma, insorti contro chi? Ecco, usare la parola nemico forse è un po' forte, ma cos'è che dobbiamo abbattere? Lo chiedo innanzitutto a Sandro San Giorgio, poi ovviamente voglio sentire anche Jonathan Nossiter, i grandi produttori, le guide, i sedicenti esperti, San Giorgio. No, infatti è proprio, quando dico establishment, mi riferisco proprio anche a un'idea di prodotto del vino che ha un approccio completamente seriale, e questo è veramente l'elemento dirimente, cioè il vino non può essere un prodotto seriale, questo deve essere il principio. Quindi qualsiasi persona che intenda invece pensare prima, progettare prima il vino e quindi dire lo voglio così, fa un errore, ed è la persona che è, come dire, il nostro avversario, il nostro collega, insomma, con il quale però discutiamo. La parola nemico non la userei neanche io. Ma per adesso almeno non la userei. Jonathan Nossiter, allora il nostro antagonista chi è? Per me è molto chiaro. Il suo antagonista? No, il mio personalmente... No, sì, il mio come cittadino del mondo, sì. Come uno che è padre di 3 figli italiani, che vivo qui, che credo profondamente nella bellezza di questo paese, che vedo del movimento del vino naturale, sia nell'espressione francese o di altri paesi, ma anche soprattutto in quello italiano, vedo un'insurrezione assolutamente necessaria contro, se, per chiunque crede ancora che c'è un partito politico valido, il vino naturale, come il gesto ecologista vera, non potrebbe interessare. Invece, per chiunque ha capito che siamo stati traditi al 100% da tutte le istituzioni politiche, da tutti i partiti politici, che il futuro della sopravvivenza della specie umana dipende dal nostro rapporto con la terra, e che l'unico modo di lavorare la terra, di nutrire il mondo, è di lavorare di modo naturale, che va a mille volte, mille chilometri al di là del biologico, che purtroppo rimane a livello del vino una truffa fatta a Bruxelles. Dunque, questi insurrezionisti naturali del vino naturale in Italia assolutamente ci mostrano un modo di ribellarsi che è pacifico, che è gioioso, che è etico e che è profondamente democratico. Allora, questo appello all'insurrezione che avete ascoltato a Pantagruel è di Jonathan Nossiter, che ci è venuto a trovare qui in studio a Via Asiago a Roma oggi. Jonathan Nossiter, autore di Insurrezione Culturale, e poi l'abbiamo ricordato prima anche di un bellissimo documentario, Mondovino, del 2004, mi ero sbagliato prima, Insurrezione Culturale per una nuova ecologia della cultura. E lo ringrazio, così come ringrazio Sandro San Giorgio, giornalista, scrittore e divulgatore di vino, grande sommelier, e Max Hirzel, che ci ha raccontato le sue passeggiate per i vigneti della Becca. E si conclude così anche la puntata di Pantagruel. Ringrazio molto rapidamente anche gli altri ospiti: Maria Teresa Mascarello, Federico Ferrero, vorrei dire William Shakespeare e Cervantes, essendo un po' così ambiziosi. E siamo arrivati alla fine con i saluti in regia di Marco Solari, delle curatrici Laura Palmieri e Laura Zanacchi, dei tecnici, prima Marco Migliore, adesso siamo con Gaetano Chiarella, e il saluto particolarmente oggi caloroso agli ascoltatori mio di Luigi Spinola, perché questa è la mia ultima puntata di Pantagruel. Sabato prossimo a questi microfoni ritroverete Graziano Graziani. A tutti voi buona serata.